avanti, stavo qua. Una scoperta straordinaria, siamo nel termopolio della Regio Quinta. Si era iniziato a scavare 2 anni fa, avevamo intercettato solo un lato del bancone, tra l'altro molto bello, con una Nereide che cavalcava un cavallo marino, credo in omaggio alla fontana antistante, perché questo termopolo si apre su una piazzetta, devo dire, fra le più suggestive di Pompei. Abbiamo sul lato degli volatili pronti per essere preparati, un gallo, un bellissimo cane, una sorta di cave cane ma al guinzaglio. E adesso cominciano le analisi per capire che cosa c'era, che cosa nei contenitori, che cosa si offriva, quello che i passanti in questa piazzetta di Pompei potevano qui acquisire, le bevande, i cibi, quindi veramente uno spaccato straordinario sulla dieta mediterranea che avremo fra poco. La possibilità di analisi adesso in questo contesto sono straordinarie, perché per la prima volta si scava un termopolio completo e si fanno tutte le analisi che le nuove tecnologie ci permettono. Quindi i contenitori sono stati tutti analizzati e scavati con un team interdisciplinare. Buongiorno. E adesso qui c'era qualcuno ancora all'interno degli ambienti, una vittima le cui ossa sono state intercettate nello scavo, purtroppo non in composizione, perché il termopolio era stato già in parte saccheggiato in antico. No, la ragazza dei mostri.